Buongiorno, sono Gianmarco De Felice, professore di tecnica delle costruzioni all'Università Roma III. Siamo nel Dipartimento di Ingegneria in quella che un tempo era la vasca navale di Roma, costruita nel 1929 dalla società italiana Ferrobeton, una delle principali imprese di quell'epoca, che era concessionaria del brevetto Monier, uno dei due grandi brevetti delle opere in cemento armato che erano state scoperte e soltanto 25 anni prima in ambiente francese. Questa vasca era una costruzione lunga, circa 300 metri, larga 12, profonda 6, dove venivano fatti tutti gli esperimenti navali per valutare la resistenza delle carene all'avanzamento in acqua. Venivano anche studiate le eliche, i meccanismi di propulsione per verificarne l'efficienza. C'era addirittura un dispositivo per produrre il moto ondoso artificiale, non tanto dissimile da quello che succede pochi passi più in là nel laboratori di ingegneria civile, dove abbiamo delle canalette, i nostri colleghi di idraulica fanno degli esperimenti per valutare gli effetti del moto ondoso su fondali bassi rispetto a opere di protezione dei litorali. Questa costruzione fu realizzata con tutta una serie di costole in cemento armato che sostenevano questa grande e pesante vasca. È una copertura molto esile, molto leggera, uno spessore di appena 10 cm con una luce di oltre 20 metri. Oggi questo edificio ospita il Dipartimento di Ingegneria, in particolare il gruppo di Ingegneria Civile, e quindi in qualche modo c'è una continuità anche proprio del luogo, considerando che uno degli aspetti centrali dell'ingegneria civile è proprio quello della costruzione delle opere di ingegneria e delle interazioni con i terreni. Altrettanto importante in relazione a tutte le opere di scavo e di realizzazione di metropolitane e di infrastrutture sottoterra. Le altre tematiche importanti dell'ingegneria civile sono, oltre l'ingegneria idraulica, la protezione idraulica del territorio, le opere di adduzione dell'acqua e di smaltimento, e poi l'ingegneria delle infrastrutture viarie, strade, ferrovie, aeroporti, tutto quello che riguarda i trasporti, la gestione del sistema di trasporti, trasporti merci e trasporti passeggeri, gli aspetti economici legati alla gestione dei trasporti. E poi ancora gli aspetti delle protezioni dei litorali, delle costruzioni marittime, della realizzazione dei porti. Questo un pochino il quadro delle attività principali dell'ingegneria civile. L'ingegneria civile inteso come genio civile contrapposto al genio militare, la scuola dei ponti e delle strade, l'école des ponts et chaussées, contrapposta alle scuole invece di genio militare. Genio civile che nel corso degli ultimi anni ha avuto tutta una serie di progressi impressionanti. Basta pensare alle opere di ingegneria più significative, i ponti, dal ponte sospeso che per 50 anni ha detenuto il record di ponte più lungo del mondo, il ponte di Brooklyn a New York, costruito nel 1883 e aveva una luce della campata centrale di 486 metri. Oggi abbiamo il ponte di Akashi, realizzato a Kobe, in Giappone, e completato nel 1998 con una luce di 1.991 metri. Forse ancora più impressionante è il progresso delle costruzioni alte. Dalla scuola di Chicago, in cui si sperimentavano le prime costruzioni alte con telai in acciaio controventati da pareti di mattoni, si arrivava a un'altezza di 15 piani. Oggi abbiamo edifici alti, la Torre Califa è la torre più alta del mondo, realizzata a Dubai, ad un'altezza di 828 metri. Ma la Kingdom Tower, attualmente in corso di realizzazione in Arabia Saudita, a Jeddah, avrà un'altezza di 1.008 metri. Questo progresso impressionante è stato anche possibile grazie alla disponibilità di materiali sempre più performanti. Quasi tutte queste costruzioni alte hanno tutta una serie di nucleo centrale e basamento di calcestruzzo armato, calcestruzzo che ha proprietà meccaniche estremamente più elevate dei calcestruzzi a cui siamo stati abituati sino ad oggi. Altrettanto significativo è il progresso negli acciai. Dall'acciaio di carpenteria standard, che ha una resistenza di circa 300-400 megapascal, oggi abbiamo dei trefoli ad alta resistenza che arrivano quasi 3000 megapascal di resistenza alla trazione.
E poi c'è tutto il settore dei nuovi materiali che si è affacciato nel campo dell'ingegneria civile, materiali che provengono dall'industria aeronautica, dall'industria automobilistica e che iniziano a essere applicati anche nell'ingegneria civile. Quello che ci interessa nella nostra scuola non è soltanto le performance e le qualità in termini di resistenza dei materiali, ma anche la sostenibilità dei materiali. Oggi c'è sempre più attenzione alla sostenibilità dei materiali, specialmente nel nostro paese, dove la sostenibilità è al centro della progettazione delle costruzioni. Progettazione delle costruzioni che non viene più intesa soltanto nella fase progettuale fino alla realizzazione dell'opera, ma deve includere anche tutto il periodo di vita utile dell'opera e quindi di costi di manutenzione durante la vita utile dell'opera e poi anche i costi di smaltimento finale alla fine del ciclo di vita di queste opere di ingegneria. Quindi questa attenzione alla sostenibilità è estremamente importante in un territorio così fragile come il nostro, un territorio così esposto ai rischi naturali, e quindi nella nostra scuola noi insegniamo ai nostri studenti come si valuta in un certo territorio qual è il rischio sismico, qual è la pericolosità che possa verificarsi un evento, quali sono i fenomeni di propagazione delle onde sismiche nel terreno, per poi arrivare a definire l'azione sulla struttura, quindi la vulnerabilità delle nostre strutture, e infine progettare i sistemi di mitigazione del rischio adeguati per la sicurezza delle nostre costruzioni. In Italia si realizzano soprattutto infrastrutture di trasporto, pensate all'alta velocità, alle grandi infrastrutture di comunicazione, alle metropolitane che interessano alcune delle città principali italiane, ma le imprese italiane sono molto attive in tutto il mondo. I nostri studenti lavorano in Africa nella costruzione di dighe, nell'est Europa nella costruzione di nuove infrastrutture di trasporto. Ma certamente l'attività principale in Italia è relativa al recupero delle costruzioni esistenti, agli interventi di miglioramento e mitigazione dei vari delle varie componenti di rischio che interessano il nostro paese. Il nostro studente è generalmente uno studente che è portato per le materie scientifiche, che ha una buona formazione di fisica e matematica, a cui piace maneggiare le equazioni e studiare i fenomeni attraverso i modelli fisico-matematici, ma nello stesso tempo è uno studente che guarda con un occhio attento alla costruzione reale, quindi che traduce le espressioni e le formulazioni fisico-matematiche in formule semplici di progetto e che è interessato alla realizzazione di un'opera, alla progettazione e alla effettiva realizzazione di un'opera. Con questo spero di aver dato un quadro di quello che si studia da noi a Roma 3, Ingegneria Civile, e spero di potervi accogliere insieme con gli studenti e con i miei colleghi qui a studiare da noi. Grazie.